Salve a tutti qua da Fabio, oggi c'è un nuovo video Svapata. Prima di iniziare il video Svapata, volevo sponsorizzare un canale YouTube che si chiama Il Russo Redattore Tradizionale. Lascio il link in descrizione, lascio il link in descrizione anche della pagina Neofiti per Passione, che faccio parte, lascio il link in descrizione anche del sito di Radio QDF dove sono affiliato. Lascio il link in descrizione anche del mio secondo canale di YouTube dove parlo di orologi. Adesso vediamo se qua la faccio. Metto dal panno sotto acqua calda. Allora, oggi come per barba usiamo un prodotto nuovo, Buccia Uomo Gel detergente per barba, esfoliante ai micro neoni di cera di Gioba. E come si apre qua? Aspetta. Devo togliere sta cosa qua. Dovrebbe essere in gel, infatti. Sì, una piccola schiumetta, ma è in gel. È un pre-barba, alla fine. Forse io ho messo anche troppa, fa niente. Adesso ci facciamo il panno caldo. Facciamo il panno caldo. Quanto sono pirla. Allora. Boh. Adesso apriamo il rasoio in questione, il Fatti Special Edition. In questo qua c'ho da me, questo qua con la barba di 4 giorni ci sta. Armato con una bella Rainbow Super Style, Super Stylus comunque. In teoria dovrebbe essere Stylus. Sì. Mo qua c'è. Bisogna stare attenti per. Come si dice? L'allineatura della lametta. Mo vi faccio vedere. Solo un incarto. La colla. Se notate, un pochi. Due puntine proprio. Mettiamo la lametta, mettiamo il corpo di lametta, la guardia aperta. No, non giocava a guardia dei ladri. Guardia. Dopo questa te me ne posso andare. Sta battuta pessima. Sì, stavolta mi è andata de culos. Oggi Bignoli. Ho visto un video l'altro giorno di uno. Cos'era? Liquirizia e menta. Mi ha fatto venire voglia di.
Bignoli. Questo è moro e muschio però. Mi sta venendo un montaggio sto sapone. Una meraviglia, guarda qua. Ovviamente c'ho anche il l'after. Uno spettacolo comunque sto sapone, uno spettacolo. Fatti specialino apricot con la mette Rainbow Superstars. Sta portando via tutto.
portato via con facilità tra la mette e rasoio. Sì, in obliquo adesso lo devo fare, quindi a posto. Io Bignoli come sapone lo consiglio. More muschio è uno spettacolo. Moro e Musk è uno spettacolo. Era tempo che non usavo il fattipa. Ultima.
Sento che è una di profondità, eh? Una bella... è andata veramente in profondità. Adesso panno freddo. Cazzo, ho azzeccato proprio come la metta e il rasoio. Ho fatto un lago però dopo asciugo. Comunque spettacolo. Adesso ci mettiamo il balsamo. Ci mettiamo Nivea Protect balsamo dopo potito da Nivea Men. Ci sta, ci sta. Boh, così va bene. Perché deve solo idratare. Adesso prima di mettere l'after. Facciamo un attimino, già intanto parliamo della rasatura. Allora, il sapone è spettacolare. Spettacolare, monta veramente bene. Il rasoio taglia bene, assolutamente infatti. L'unica difetto è fatta a mano. La linea mezza della lamella che ci devi stare attento, ci devi giocare un attimino te, ecco. La Rainbow ha tagliato veramente bene. Barba di 4 giorni spazzata via. Spazzata proprio. Con il fischio, eh. Quanto sono un coglione. Sì, l'unico tagliettino qua che c'è un buffolino, quella ha portato via tutto. Col rasoio perdona. Però niente irritazioni. Adesso vediamo come mettiamo il... l'after di Bignoli, mare muschio, after dopo barba. Shaker, shaker, shaker. È da tanto tempo non usano Bignoli. Pizzica. È andata in profondità, è andato, eh. Basta così. Una basta e avanza. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, commentate e lasciate like. Qua è tutto da Fabio, al prossimo video.